Vengo proprio adesso dal sopralluogo in tutti e tre i cantieri che abbiamo sull'asse di via Le Crispi. Diciamo, quello che siamo più avanti è il parcheggio davanti alla scuola Noè Lucidi, che sabato i lavori verranno completati. Stiamo completando il cordolo centrale e giovedì facciamo il manto di asfalto su tutta l'area e poi completiamo tutto, diciamo, davanti alla scuola. Per la riapertura di lunedì sarà completamente completato. La piantumazione degli alberi che abbiamo tolto. E approfitto per dire anche che quando abbiamo tolto la parte radicale abbiamo visto che praticamente era quello che si diceva, le radici praticamente erano completamente superficiali di minimo spessore, dunque secondo me abbiamo fatto bene, però diciamo a settembre, ottobre faremo la piantumazione delle nuove alberature, dunque come promesso nello stesso posto in cui erano, dunque non, niente di particolare. Stiamo completando, adesso si sta alzando il muro per quanto riguarda la rotonda di Fonte Regina, dove abbiamo già completato la palificata, che erano le opere che potevano dare qualche disturbo, diciamo, a livello di rumore alla scuola d'Alessandro lì vicino. Stiamo completando le potature e oggi faranno il sollevamento del carro ponte, il vecchio carro ponte, per quanto riguarda il parcheggio della stazione. Dunque, su quell'asse i tre cantieri che abbiamo su via Le Crispi stanno andando avanti in maniera spedita. I tempi per questi altri due cantieri? Allora, per quanto riguarda gli altri due cantieri, molto probabilmente dovrebbero finire tutti e due entro la fine di novembre.